Cari amici, siamo in diretta, siamo in onda, continua la lunga diretta con Platinum Calcio, diamo spazio alle vostre chiamate, ovviamente i nostri numeri sono in sovraimpressione, 055 075 0647 per commentare questa penultima giornata di campionato. E allora una giornata un po' particolare, perché la Fiorentina ha perso in casa contro il Cagliari, ma non è questo diciamo la cosa che ci sta facendo riflettere tutti quanti, quanto al comportamento che abbiamo visto purtroppo nel finale della partita. Ci sono stati due espulsi importanti, Veretout ma anche Pioli. Ben trovato caro Enzo. Ciao Lisa. Ciao caro Enzo, la nostra ultima puntata questa, ricordiamolo, prima di addentrarci in questo diciamo groviglio di commenti, perché sarà difficile questa puntata. Cosa è successo? Sì, ma guarda, secondo me per fare delle metafore, questa era come una macchina che è andata a 1000 all'ora avendo un motorino a 500 per 2 mesi e poi arriva a un certo punto a fuso. Affuso sì. Clamorosamente, oggi è stato il giorno, oppure se volete è come la neve al sole, a un certo punto si è sciolta. La Fiorentina oggi si è sciolta per un crollo prima nervoso, secondo me, un crollo mentale e poi anche fisico, dovuto a questi 2 mesi vissuti in maniera straordinaria, incredibile. Allora, tanto per fare una premessa, allora da tifosi, e l'ho visto allo stadio, sono comportati così, ma anche da cronista come sono io, questa squadra va ringraziata, applaudita. Per me resterà un pezzo di storia della Fiorentina e su questo dobbiamo essere tutti d'accordo. Però a un certo punto non si può tirare più di tanto. No. I limiti tecnici di questa squadra sono venuti clamorosamente alla ribalta. Io speravo che, essendoci ancora 2 partite soltanto alla fine, quella energia incredibile che questa squadra ha trovato coagulandosi attorno al dramma di Astori per regalare un qualcosa alla memoria del capitano, speravo durasse ancora per 180 minuti, invece purtroppo la Fiorentina è arrivata sul traguardo, era lì a un passo e clamorosamente crollata. Ora non mi faccio illusioni, non credo che l'Atalanta possa perdere le prossime 2 partite, una fra l'altro sta per cominciare, e non credo neanche che la Fiorentina possa più ritrovare la forza per andare a provare a battere il Milan domenica a San Siro. Chiude qui purtroppo una stagione che ricorderemo ancora a lungo per quello che è successo. È una stagione che deve, secondo me, far riflettere la società e riportare nel giusto alveo per ripartire. Questa è una squadra modesta che ha avuto un momento di esaltazione, però ripartiamo da un discorso tecnico se la Fiorentina vuole crescere. La prossima partita sarà contro il Milan in posticipo. In bocca al lupo a tutta la squadra viola.